Siamo alle solite, stanno dicendo che lei è una coppetta gelato, stanno dicendo che l'Inter ha rubato, quando solo chi ha giocato a calcio può capire di quanto possa far male il pestone subito da Acerbi con i tacchetti d'alluminio, solo chi ha giocato a calcio può sapere quanto fanno male quei pestoni. Mario Rui che urla in faccia all'arbitro che gli va muso muso, non gli fa nulla, mentre i nostri fino a prova contraria sono stati ammoniti. Barella tocca la palla, recupera la palla, protesta e viene ammonito. Tra l'altro Barella era molto scosso per diciamo, la scomparsa di Gigi Riva, condoglianze alla famiglia. Gigi Riva è stato un grandissimo giocatore, una grandissima persona. Mi dispiace molto per Gigi Riva, se ne va un altro pezzo di storia del calcio italiano. Io però, ragazzi, vorrei parlare anche con i tifosi del Napoli, cioè parlando dell'Inter, l'Inter si presenta con la formazione tipo tranne Bastoni che viene sostituito da De Vrij, Cyborg a Acerbi, perché a questo punto stiamo parlando di un cyborg. Cyborg Acerbi viene dirottato sulla sinistra dove ha un cliente molto scomodo, dove Acerbi ha un cliente che per caratteristiche lo può mettere in difficoltà in qualsiasi momento, che è Politano, ma Acerbi gioca con la testa, non lo sfida mai a campo aperto, gioca di posizionamento e non gli fa vedere palla a Politano. Politano tocca due palle in tutta la partita, poi dopo viene sostituito, quindi Darmian, ragazzi, Darmian è quel giocatore che va oltre il fisico, va oltre le forze. Darmian fino all'ultima goccia di sudore. Darmian è un bellissimo spot per il calcio. Darmian è uno spot per il calcio. Vedere un ragazzo comunque di 35 anni fare in tutta fascia, e vi garantisco che è massacrante quel ruolo, molti di voi lo sanno, che va oltre l'ultima goccia di sudore. Pavard, ragazzi. Cioè, in quel ruolo l'ho detto più di una volta, è uno dei migliori del mondo tra i primi tre come braccetto. Anche perché l'esplosività che ha Pavard nei recuperi, cioè il braccetto difensivo rispetto al centrale recupera in maniera diversa. I recuperi sono più di esplosività, mentre il centrale difensivo i recuperi li fa molto più di allungo, di forza e di resistenza, ma l'esplosività che ha Pavard nel tornare all'indietro, nel proporsi in avanti, è una roba spettacolare. Vogliamo parlare del Napoli, ma cosa rompete i coglioni? Difesa a tre, unico modo di giocare, come diceva il mio amico Michele stamattina, difesa a tre del Napoli, ma difesa a tre anni 70, unico modo di giocare di quell'anziano, mediocre, burbero allenatore toscano. Cioè, Napoli tira una volta in porta ai 90 minuti ogni Giorgiano con Kvaratskhelia, ma di cosa stai ragionando? Ma di cosa state ragionando? E secondo me manca anche un rigore a Lautaro, senti, osati Dio, secondo me manca un rigore a Lautaro Martinez. Quando viene preso qui, viene sbanacciato in bocca e lo buttano in terra. Senti, osati Dio io. Quindi una giustissima espulsione di Simeone, perché l'Inter prima dell'espulsione si mangia 4-5 palle gol. Ma di cosa ragioni? Ma di cosa stai ragionando, tifoso del Napoli? Non hai visto palla tutta la partita, ma nemmeno con le mani fate gol voi. Ma di cosa ragionate? Espulsione di Simeone, si abbassa ancora un po' più il baricentro. Arnautovic, secondo me, sbaglia un gol quasi clamoroso perché è tutto sbilanciato all'indietro, il peso del corpo tutto all'indietro, e tira una mezza ciabattata. Anche se sia Sanchez che Arnautovic sono entrati abbastanza bene in partita rispetto alle volte precedenti. Senti, che ti dio. Ai Napoli passa 90 minuti a difendere, volevate vincere anche la Coppa, avete difeso per 90 minuti, poi ripeto, in 10 siete stati costretti ad abbassare ancora di più il baricentro, ma non avete mai tirato in porta anche in 11, di cosa ragionate? Ragazzi del Napoli, di cosa state ragionando? Ora ti dico una cosa, subito ladri, espulsione non c'era, cioè uno dà un pestone, cioè il pestone non è più fallo, perché siccome è stato fischiato all'Inter, il pestone non è più fallo. Allora senti cosa ti dico in chiusura video. Questo
Questi qui che non dovrebbero far più parte, parlo della Juve, del campionato italiano da 20 anni. A proposito, mi date il cellulare della professoressa di Suarez, perché c'è un mio amico che si vorrebbe laureare senza studiare. Scrivetemi il cellulare della professoressa di Suarez. Oltre ai bilanci, plusvalenze, voi non dovevate più esistere nel campionato italiano. Ecco, giusto in Arabia Saudita potevate giocare voi. Io però a questo punto, visto che qui bisogna, a questo punto metto da parte anche la sportività, non me ne frega nulla. A questo punto ragiono come voi gobbi maledetti, vincere l'unica cosa è conto. Allora lo sai che ti dico, visto che continuate a rompere i coglioni e avete la faccia come il sedere. Perché se qualcuno di voi avesse un po' di dignità, starebbe zitto. Voi che parlate male degli arbitri. Voi che parlate degli arbitri. Allora, io ti dico, sperando, infatti, vedi, ci hanno talmente voluto bene che contro la Fiorentina non c'è né Barella e né Calhanoglu. Barella subito ammonito e poi. Comunque, era scosso anche per Gigi Riva, mettiamolo così. Io, vada come vada contro la Fiorentina, perché occhio, quella non è una partita semplice. E ci mancano due giocatori fondamentali, Barella e Calhanoglu, uno più importante dell'altro. Io sogno di vincere contro la Juve il 4 di febbraio con un rigore inesistente ai 95esimo. Ciao Inter. Rimetti le bottiglie in frigo, fidati. Stavi già stappando, rimetti tutto in frigo. Siamo atterrati in Italia stamani. Rimetti le bottiglie in frigo. Senti cosa ti dico.